comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica qui a Pomezia. È un appuntamento, come già ho avuto modo di dire pubblicamente, che in qualche modo mi ero ripromesso di proporre in zona, la zona che ricomprende questi quattro comuni, diciamo, del basso litorale romano, ma che poi alcune vicende di cronaca recenti hanno in qualche modo, anche se solo relativamente collegate, insomma, hanno in qualche modo reso più impellente, diciamo, l'accelerazione, non tanto e non solo perché magari da questo comitato potesse uscire una qualche valutazione e soluzione a questi drammatici episodi di cronaca, perché è chiaro, quelli viaggiano su un altro binario di cui non parleremo, che sono gli accertamenti che compete alla polizia giudiziaria, le forze di polizia giudiziaria, che è l'autorità giudiziaria, ma perché credo che poi, dal momento che questo tipo di appuntamento era stato proposto e condiviso con i sindaci, proprio nella comune consapevolezza che i problemi che affliggono territori come questo, non solo territori come questo, ma territori come questo, sono un po' il substrato su cui certi fenomeni possono attecchire, che quindi anche episodi come quello che successi qualche giorno fa ne sono, come dire, un campanello d'allarme, quindi era opportuno vederci tutti insieme con tutte le componenti del sistema Stato che in qualche modo si occupa di questi temi e dare segno tangibile che venivano sul territorio a manifestare la vicinanza a queste comunità, quindi a chi le rappresenta ufficialmente, i sindaci dei rispettivi quattro comuni e comunque alle comunità stesse. L'incontro è stato molto proficuo, innanzitutto consentirete tra i ringraziamenti persone che sono a questo tavolo, al procuratore Prestipino, alla città metropolitana di Roma che ha partecipato e a tutti i sindaci, mi permetterete di fare un ringraziamento particolare al sindaco di Pomezia che ci ha messo a disposizione anche alla sua casa comunale, cioè tutta la logistica per organizzare questo incontro. Quindi un ringraziamento particolare. L'incontro secondo me è stato molto importante e molto proficuo, anche perché vi dico che non è stato anche, diciamo, nella parte che verbalizzeremo, che è avvenuta a porte chiuse, non è stato solo, come dire, di routine, ci siamo detti tutto, siamo scesi proprio nella carne viva un po' di alcuni dei problemi principali che a detta dei sindaci affliggono i rispettivi comuni e come questi in qualche modo possono incrociare problemi più ampi che un po' tutta l'area metropolitana di Roma vive. Quindi è stato un incontro privo, diciamo, di formule, di mere formule di cortesia, ma di un confronto anche serrato in alcuni punti su quelli che erano alcuni aspetti, insomma, delle problematiche che stavano affrontando. Quello che ne è uscito, chiaramente, io dico sempre che, e questo è il messaggio che ho voluto dare ai sindaci, accompagnati da tutto il sistema statale, insomma, della prevenzione e della sicurezza, è quello che noi già facciamo per abbona se diamo un messaggio alla cittadinanza che siamo qui per occuparci dei problemi. Ovviamente ce ne vogliamo occupare con una prospettiva concreta di addivenire alla soluzione di qualche problema, ma ecco, già per rispondere alla domanda che spesso, no, occupa anche quelli che sono i vostri resoconti di cronaca, cioè di qual è la presenza dello Stato in contesti come questi, una presenza che si possa manifestare non solo nella fase della patologia acuta, quando i fenomeni si verificano drammaticamente, quando fanno emergere tutta la loro valenza problematica e critica, ma anche, insomma, con la possibilità che ci si mette intorno a un tavolo, si guardano i singoli problemi che poi hanno, ognuno ha una sua genesi che affonda le radici anche, come dire, in anni trascorsi e che quindi probabilmente l'approccio che dovremo adottare è di valutare la genesi solo al fine poi di comprendere quali possono essere i percorsi da avviare, non certo per attribuire colpe o fare, come dire, professioni di accusa nei confronti di chi che sia, ma insomma quindi focalizzare alcuni problemi e vedere di cosa si può fare tutti insieme per portare a soluzioni. Dico questo, preciso questo, quindi dell'importanza di dare il segnale di vicinanza, ma anche di invertire un ordine logico metodologico, cioè ecco, dare l'idea che ci siamo, che vogliamo occuparci dei problemi, per dire che ci siamo dati un metodo che senza immaginare sarebbe stato fuori da ogni logica, che potessimo in qualche modo adottare sin da subito una formula di collaborazione che cambiasse radicalmente con tutto il sistema di vita di questi territori. Abbiamo chiesto ai sindaci, ne abbiamo ottenuto riscontro, quali erano quelli che erano, che vedevano come problemi principali dei propri territori, laddove il link, il legame tra situazioni di degrado ormai consolidato, situazioni di illegalità variamente declinate, occupazioni abusive e cose simili, erano in qualche modo non solo dei buboni da risolvere, buboni storici da risolvere, ma anche perché erano individuati come l'esempio proprio visibile del degrado su cui può attecchire poi in qualche modo la percezione di un'insicurezza di
questi territori, su cui in qualche modo li fa rendere attrattivi anche per fenomeni anche più gravi. Vi cito così in maniera molto veloce per dire, per esempio, su Pomezia, che il sindaco mi può correggere, che ci ha segnalato, in modo di vedere, dell'amministrazione municipale, una particolare esigenza di porre l'attenzione a tutto quel polo industriale che credo sia nell'area di Santa Colombia, scusa se poi qualche riferimento sono impreciso, ma sono venuto sul territorio anche proprio per conoscere, quindi è la prima volta che vengo qui, quindi Santa Palomba, dove i problemi che molti di voi sapranno, insomma, l'amministrazione comunale segnala che questi fenomeni meritano, come dire, una particolare trattazione, tra l'altro è molto emblematico quello che ci ha detto il sindaco, che i fenomeni di degenerazione variamente declinata su questo territorio sta cominciando a presentare dei primi segnali di scarsa attrattività o di decrescente attrattività di quel polo industriale, quindi con il rischio che qualcuno vada via per questo. Quindi vedete come ci sono fenomeni correlati dove all'illegalità, alla criminalità si possono legare invece temi che vanno su altri aspetti. E poi c'è stato Anzio che ci ha segnalato, soprattutto abbiamo detto, la zona di Anzio 2, giusto? Dove ci sono una serie, quindi questo quartiere denominato Anzio 2, dove ci sono una serie di occupazioni abusive, insomma ci sono alcune palazzine che, come sapete, per una, come dire, una gestione che è sfuggita di mano negli anni che furono, in qualche modo adesso fa sì che ci siano delle occupazioni abusive, dove soprattutto alcune parti di queste, probabilmente a detta del sindaco, se affrontate in maniera più dedicata e mirata e preventiva, probabilmente può contribuire a determinare un'inversione di rotta. Il sindaco di Nettuno, che ci ha segnalato soprattutto i problemi del quartiere di Sandalo, quartiere Sandalo, giusto? Sandalo, dove peraltro c'è, adesso qui attendiamo, ma ci ha segnalato una serie di situazioni anche di tipo strutturale ed infrastrutturale, ci ha parlato di un problema di un sottopasso che adesso in qualche modo fa segnare dei problemi di aperture, quindi di possibilità che poi possa determinarsi una chiusura di questo sottopasso col fatto che quel quartiere che al di là, insomma, che non verrebbe più percorso da questo tratto di attraversamento, potrebbe in qualche modo segnare un aggravamento delle situazioni. E poi Ardea, che qui il sindaco ci ha parlato in maniera molto, anzi qui presente, in maniera molto articolata, poi una serie di problemi che conoscete tutti sul territorio di Ardea, ma in particolar modo quello che riguarda la problema drammatica del complesso immobiliare Le Sanzare. Sapete tutti che, insomma, ci sono questa situazione, insomma, di questa mutata condizione di legalità di alcune costruzioni, in molti dei casi anche senza titoli di colpa da parte degli attuali occupanti, ma con una commistione invece di altre situazioni dove invece una qualche colpa, diciamo, una qualche problematica di occupazione c'è. Quindi vedete la grande complessità di questi temi e anche il fatto che non necessariamente la genesi di questi problemi affonda le radici in atteggiamenti illeciti, delittuosi o colpevoli comunque dei pubblici amministratori, almeno non tanto in quanto una vicenda così complessa può determinare gioco forza negli anni una evoluzione così complicata della situazione. Tralascio di dire che quindi il tema occupazioni illegali, utilizzo improprio di porzioni del territorio tale da determinare il degrado, incendi dolosi, voglio dire, variamente declinati e denunciati, è un po' il tratto comune, insomma, un po' di questi territori, per adesso come tutta la metropolitana di Roma, e da questo punto di vista non è che ci sono particolari problemi. Noi come metodo abbiamo proposto, abbiamo chiuso la riunione dopo questo confronto, che come vi ho detto non è stato solo rituale, non è stato solo di cortesia, di maniera, ma è stato molto approfondito e anche molto, molto vivo nel confrontarci anche proprio sulla possibilità poi di condividere metodi di lavoro futuro. Ecco che noi ci siamo lasciati, io proposto, i sindaci hanno accettato questo metodo che adesso trasferiremo tutti in tavoli, come dire, più specifici, più dedicati per problema per problema. Quindi noi vedremo partire da Pomezia, da Terra, dagli altri due comuni, ci rivedremo un po' mutuando quello che io ho detto essere stato un metodo che ho ereditato nella prefettura di Roma. Sull'area di Roma Capitale c'è un'organizzazione di analisi di questi problemi municipio per municipio che in maniera silenziosa, non sempre riportata anche, ma non per colpa vostra, perché ovviamente fanno notizie più, no? Gli alberi che cadono, quindi non le foreste che si costruiscono. Ecco, noi con questa metodologia di lavoro quotidianamente, io sono qui da un mese e mezzo, ma ci sono casi nell'ambito dei vari municipi romani in cui stiamo procedendo, analizzando caso per caso insieme
alle autorità di gestione di quei singoli territori ad abbattimenti dove questi devono essere, come dire, demolizioni di manufatti abusivi, a sgomberi di occupazioni abusive o comunque riconduzioni a situazioni di legalità di singoli siti, tantissimi che insomma interessano il territorio dell'area metropolitana di Roma e quindi anche questi territori. Quindi questo è il metodo che io voglio proporre ai sindaci, chiedendo loro di metterci alla prova, ci rivedremo a breve, quindi in tavoli dedicati dove cominceremo ad approfondire questi fenomeni, perché quello che ci siamo detti, la prima cosa dobbiamo conoscere. Quando si parla per esempio di occupazione abusiva è importante sapere chi sono i protagonisti di questa occupazione abusiva, perché voi sapete anche da altre pratiche in altri luoghi che poi, come dire, si tratta, no, di persone che noi dobbiamo in qualche modo gestire e trattare a seconda di quelle che sono poi le situazioni e le condizioni personali e familiari che queste persone vivono. Ci dovremo sempre muovere con l'obiettivo di non trasferire altrove i problemi, preferibilmente, quindi non un ripristino della legalità che sia una cesura netta, come dire, una lacerazione netta del problema che poi di fatto sicuramente lo risolve, ma insomma potrebbe poi trasferire altrove il problema. Quindi ci ripromettiamo di eseguire questo metodo, non senza però, per carità di Dio, laddove ci dovranno essere interventi, ci saranno i presupposti per interventi che saranno più netti e radicali, lo faremo senza particolare. Questo è un po' il quadro, quindi di queste cose io vi riprometto insieme ai sindaci di, come dire, di parlarne ancora. Dopo questa riunione non ci sarà il silenzio, quindi ecco, vi posso garantire che non siamo venuti qui per fare una semplice passerella o comunque fare una mera testimonianza di vicinanza che finisce nella giornata di oggi, ma insomma ci ripromettiamo per tempo cadenzato anche di dare il segno tangibile di questa collaborazione che parte da oggi. Questo è quanto, se ci sono domande sono a vostra disposizione.